Siamo in diretta da Villa Olmo, amici di Ciao Como, buon pomeriggio, Challenge di Como, seconda giornata con un protagonista, con il direttore tecnico e con un altro dei protagonisti, e sono due cugini, tra l'altro comaschi, allora oggi abbiamo il piacere finalmente di vederli e di averli qui dal vivo. Iniziamo da Andrea Arnaboldi, buon pomeriggio intanto Andrea. Ciao, buon pomeriggio. Non è andata bene purtroppo, lo diciamo ai tifosi, il primo turno che non ti ha portato bene questa volta qui a Como. È Como che devo dire che non è che sei stato mai fortunato, vero? Purtroppo sì, ho pensato di aver fatto due volte i quarti di finale. Sì, una volta sicuro sei arrivato ai quarti. Ne ricordo un'altra e poco altro purtroppo, perché è uno dei tornei a cui più tengo, infatti. Essendo a casa. E niente, oggi peccato, una partita dalla quale esco scontento, perché penso di non essere riuscito a esprimermi al meglio, anche dovuto alle condizioni fisiche che non erano sicuramente ottimali, già lo sapevo anche prima di entrare, però ho voluto comunque giocare essendo qui a casa, essendo uno dei tornei a cui più tengo, e purtroppo è andata così. Anche devo dire che d'altro canto l'avversario ha giocato, penso, un ottimo tennis. Era il francese Dumbia, vero? Dumbia, esatto. E forse anche perché non l'ho così messo in difficoltà, lui è riuscito comunque ad esprimere al meglio il suo tennis. Peccato che sia finita così in fretta questo torneo, mi dispiace davvero tanto. Però qui c'è Federico, che esatto, è tuo cugino, con il quale giocherete in doppio, giusto? Con il quale giocheremo domani in Domani in doppio, giusto? Sì. Intanto ringrazio Paolo che ci ha dato l'opportunità di giocare, grazie alla wildcard. E sono veramente contento, è il primo doppio che giocheremo insieme. Quindi dai, sicuramente ci divertiremo e faremo del nostro meglio. Paolo, allora domani una coppia comasca qui al Tennis Como, quindi questa è una bella cosa, un bel onore. Siamo contenti. Io, come al solito, ogni anno tifo per lui, vero. E abbiamo detto che purtroppo tra lui e il torneo qui di Como sarebbe la finale un giorno con Arnaboldi, esatto. Chi lo sa, abbiamo tempo ancora. C'è tempo. E vabbè, peccato. Adesso doppio, vediamo cosa combinano. Giovane all'esordio col cugino, e ovviamente è un grande piacere per noi averli qui, anche perché loro sono venuti a allenarsi qui al Tennis Como diverse volte. Sono sempre graditissimi ospiti, quindi per me è un piacere. Sentiamo anche Federico. Allora, buon pomeriggio intanto. Ovviamente, quali speranze con il cugino più grande, diciamo anche più esperto di te? Ma come già detto Andrea, bisogna sicuramente ringraziare Paolo per averci dato la possibilità di esordire per la prima volta. È la prima volta che giochiamo. E poi ancora meglio perché giochiamo qua a Como in casa. E sicuramente sono molto contento perché sono molto legato al mio cugino. E quindi sarà sicuramente un piacere giocare insieme e speriamo di fare il meglio possibile. Direttore, abbiamo già l'orario degli Arnaboldi in campo? Io da un'ora e mezzo che sto cercando di fare l'orario di domani. Ti chiedevo se abbiamo già un orario da dare ai nostri telespettatori. Sono 14 partite e ognuno ha fatto una richiesta diversa dall'altra, quindi prima o poi dovremmo farlo. Vabbè, vi aggiorniamo sul sito. Tra l'altro, allora, prego. L'anno scorso loro avrebbero già dovuto esordire. E poi c'era stato un problema con la federazione, mi sembra. Più che altro un errore mio, lo ammetto, perché ero convinto di avere due wildcard invece della federazione, avevo promesso a loro, guardate che è per voi, e poi mi aveva chiamato la federazione e mi dice no, guarda che invece ce l'abbiamo noi e mi è andata male. Dico anche un'altra cosa, che probabilmente lui avrebbe anche potuto giocare il singolare quest'anno, perché poi c'è stato un fraintendimento, diciamo. È stato un peccato, perché io avrei preferito averlo anche nel singolare, sicuramente l'anno prossimo. Ecco, lo dico già adesso. Il torneo di Como è un torneo ovviamente che credo che ti faccia piacere, no? Vero? Cioè, visto che hai detto, ti sei allenato, conosci i campi. Poi comunque vengo fino a quando ero piccolo a vedere Andrea a giocare, quindi sicuramente sempre io bello. Me lo ricordo. Sì. Quanto è stato importante Andrea? Beh, tantissimo, come se fosse un fratello.
poi ci sentiamo sempre anche quando lui è via a fare il torneo, quando io sono via, e diciamo che mi dà tanti consigli, quindi sono contentissimo di avere un cugino così. Beh, sono belle parole, Andrea. Sì, sono emozionato anche io. Sì. No, beh, adesso a questo punto vi aspettiamo domani davvero, diciamo, con grande attesa. Ovviamente è la prima volta, quindi vabbè, le speranze sono quelle di fare bene, però. Certo, assolutamente. Anche abbiamo un turno non semplice, però sai, il doppio con questa formula un po' diversa del punteggio ce la si gioca sempre e chissà. Sì, magari, è legato magari a meno punti rispetto a... Meno punti, è un po' più il punto secco, il super tie break che possono cambiare in positivo e in negativo, i match cambiano un po' più velocemente e sì, forse sono un po' meno i punti che decidono. Sì, sì, semmai che domani... Faccio io una domanda, ma... Ah, oh, come no, cioè, tu puoi fare ciò che vuoi. Decisivo, più rispondo. Punto decisivo e giovane. Sì, sì, assolutamente. No, ero curioso, lo voglio vedere. Dico, belle parole e soprattutto ispirazione da parte del più giovane, no? Nei tuoi confronti, quindi ovviamente è una responsabilità, Andrea, quella. Beh sì, sì, certo. Serve anche a me essere, magari cercare di far bene per essere da esempio, poterlo aiutare, è una bella cosa. Beh, quest'anno devo dire, hai fatto molto bene, parliamo ovviamente sì, di Wimbledon. Con un po' di alti e bassi, sicuramente il buon periodo di Wimbledon. È stato un gran periodo questo. Sì, sì, sì. Speriamo di fare ancora meglio. Ecco, vedete, proprio per quello, forse molti oggi ti aspettavano, no, ovviamente. Sai, però... Certo, sì, sì, magari c'erano delle aspettative un po' più alte. Beh, ho visto che sei il primo a essere, come detto prima, non contento, vero Andrea? Ecco, sì, se... no, non posso assolutamente. Esatto, cioè, siamo anche a fine stagione. Fine stagione, sì. Quando è iniziato? L'estate. Quando è iniziato? È iniziato subito, era ancora a fine. Sì, il primo torneo, poi l'estate è stata abbastanza impegnativa fra viaggi, tornei, caldo, l'estate in America. Erba, cemento, erba, terra. Cemento, certo. Si sente. Qual è la superficie sente, che preferisci, Andrea? Vabbè, l'erba. Va bene, ok. Quindi prossimo anno, direttore, facciamo i campi in erba e facciamo il torneo di Como. Facciamo un perché hai visto che... Non so, già domani il tempo è un po' incerto. Infatti è proprio per questo motivo che stiamo facendo un po' fatica a fare gli orari. Però va bene, allora in bocca al lupo davvero, è un grandissimo torneo. Ecco, sentiamo anche Andrea e Federico prima di chiudere. La qualità di questo torneo di Como è sempre molto elevata. Beh, assolutamente. Quindi sì. Sono intanto, bravi. Intanto bravo. Già la location parla da solo. Parla da solo, hai ragione. E per il resto assolutamente sì, organizzato bene. Beh, noi siamo di parte, anche vero quello che stiamo benissimo qui, per noi è ideale, ma quello che sento è che dagli altri giocatori sono solo che feedback positivi. È un torneo vero. Sì, molto, dove... anche il livello del torneo dei giocatori è molto alto. Partiamo dalle 3 di sera, anche perché ci sono anche molti giovani emergenti, come gli italiani, Musetti e Zeppire, che giocano molto bene. E sicuramente è un torneo molto alto di livello. Bene, caro Paolo, basta, niente da aggiungere? Finiamo qua? Al momento va bene. Direi che... Perfetto, invitiamo ancora gli amici che amano il tennis a venire. Domani, allora, due... Domani Canturini posso, nel doppio. Posso anticipare che loro giocheranno probabilmente, ma... Può essere che verrà ancora cambiato, dovrebbe essere la sessione per chiudere con i doppi, perché c'è anche Bolelli domani che è richiesto, quindi il centrale sarà ambito un po', non ho ancora capito, quindi sarà o campo 1 o campo centrale con i doppi per chiudere, però stavo parlando col supervisor, c'è questo punto interrogativo del tempo che ci lascia un po' perplessi. Sarà bellissimo, dai, sarà bello. Speriamolo davvero. Abbiamo anche le coperture, no? Quindi quest'anno abbiamo anche la copertura. È vero. Quindi più di così non potevamo fare. Allora, in bocca al lupo, Andrea. Grazie. Davvero grazie. Peccato per oggi, ma comunque in bocca al lupo e complimenti. Esatto, per la stagione. Comunque.